Ciao a tutti, ho visto la puntata di 8 e mezzo con Di Pietro alcuni giorni fa che celebravano i 25 anni di Mani Pulite e mi è venuto in mente un'affermazione che ho sentito ripetere in più di un'occasione da Diego Fusaro, penso alla gabbia, che definisce Mani Pulite un colpo di Stato giudiziario per sostituire la classe dirigente, sì, corrotta e ladra della Prima Repubblica, con quella nuova, ma la prima classe dirigente comunque era a favore metteva al primo posto il lavoro e lo Stato sociale e i lavoratori. Allora, la prima volta che ho sentito questa affermazione, mi ha un po', come dire, mi ha fatto riflettere, diciamo, non mi sono trovato per niente d'accordo perché ho sempre trovato, Mani Pulite un'operazione, giustissima e sacrosanta e trovo davvero difficile vederci dietro, un'intenzione, sovversiva della democrazia, diciamo. Però dopo ci ho riflettuto un po' su e l'idea secondo me non è così peregrina. Mi spiego. Di Pietro stesso, in più di un'occasione, sia qualche giorno fa, ma anche in passato, intervistato da Travaglio, ricordo, diceva che Mani Pulite è stata fermata, che avranno scoperto, quello che hanno scoperto è la punta dell'iceberg, della corruzione, e che è stata fermata, non è ben chiaro da chi, probabilmente da servizi segreti, da un po' tutta la classe politica che si è compattata e anche dai mezzi di informazione, forse soprattutto anche dai mezzi di informazione che hanno fatto una campagna di, come dire, no, di disinformazione, sì, nei confronti di accusatoria, nei confronti di Pietro, del pool di Mani Pulite e anche, sì, la classe politica con leggi che hanno reso più difficile la continuazione di questa operazione. Allora, in realtà però non sappiamo esattamente chi c'è dietro questa manovra. Si dice classe politica, si dice giornalisti, servizi segreti, però è sempre difficile fare i nomi. Comunque, questa volontà di fermare Mani Pulite c'è stata. Allora, il pensiero che mi è venuto è: ma se è stata fermata, forse è anche stata iniziata? Nel senso, i politici corrotti ci sono sempre stati, i ladri, i corruttori ci sono sempre stati, i magistrati bravi ci sono sempre stati. Perché proprio in quel momento Mani Pulite è spuntata? Può essere una coincidenza, certamente, però può anche darsi che una spinterella, alcune condizioni al contorno siano state favorite da chi aveva interesse a rimpiazzare la classe dirigente. Non è un'idea così peregrina. È chiaro che quando si parla di colpo di stato giudiziario, non è detto che sia stato voluto dalla magistratura, ma la magistratura è stata semplicemente usata finché era comodo usarla e poi è stata fermata. Di prove di questa cosa non ce ne sono, però ho visto nel sito di Di Pietro che ha messo i rapporti delle commissioni parlamentari su Tangentopoli. Da questi rapporti delle commissioni parlamentari su Mani Pulite si legge come
i servizi segreti avessero raccolto informazioni su personaggi della politica dell'area di sinistra, specialmente la parte più a sinistra della Democrazia Cristiana, che riguardavano scandali o azioni illecite, che poi Mani Pulite stessa ha scoperto. Qui si possono fare tante congetture, però può anche darsi che queste informazioni che i servizi segreti, tra l'altro in collaborazione con qualche giornalista di cui non si fa il nome, avessero raccolto, beh, magari poi sono state in qualche maniera fatte filtrare e hanno portato allo svolgimento di alcune inchieste di Mani Pulite. Non c'è nessuna prova per dire questo, non dobbiamo prenderlo per buono, però è sicuramente un'idea, una possibilità da considerare. Quindi l'idea che Mani Pulite sia stato un colpo di Stato giudiziario, se la intendiamo nel senso che la magistratura non ha attivamente svolto un colpo di Stato, ma che sia stata usata per ripulire la classe dirigente dagli elementi dei partiti, anzi, degli interi partiti più scomodi per rimpiazzarla con altri partiti che fossero più amati dalle multinazionali, diciamo, da chi ha interesse a sfruttare la classe lavoratrice, beh, non è un'idea così peregrina, secondo me. Poi bisogna anche pensare a chi è venuto dopo Mani Pulite, perché rappresenta le grandi corporazioni, le grandi industrie che ha tutto l'interesse affinché i diritti dei lavoratori siano poco tutelati. Vi lascio con questo pensiero e con questo sole che finalmente è tornato ancora. Buona giornata.